Signore e signori, Giusy Versace, buongiorno! Abbronzatissima, più bella che mai. Pagati tutti? Tutti, non ti preoccupare. Come stai, Giusy? Stai facendo un sacco di cose perché tu non ti fermi mai, come al solito. Faccio fatica a starmi dietro da sola. Figurati, noi dobbiamo svelare. Abbiamo rischiato di dover mandare prima una clip perché non arrivavi. Insomma, un po' di ritardo, ma questo è quanto dire. Senti, Giusy. Forma infatti, splendida. Infatti, guarda, sono arrivata così, con i capelli raccolti. Non ti preoccupare. Taxi. Mia madre. Che ti vede, mo si arrabbia. Si arrabbierà da morire. C'è una sistemata i capelli, te la potevi dare. Tesoro mio, pure le truccatrici si arrabbiano. Ma uno sei così bella che ti puoi permettere di entrare in onda senza neanche passare dal trucco. Questo per farvi capire, Giusy Versace. Senti, ma l'idea di metterti un po' quieta, tu proprio no, proprio, pigliarti in, so, 6 mesi sabbatici. Ma guarda, sai quante volte ci penso, ma devo avere qualche deformazione nel DNA, esatto. Perché tendo a complicarmi l'esistenza. Di la verità, sei uno di questi tipi tu, Trovo il modo di non annoiarmi, quindi appena ho un periodo un po' più tranquillo, trovo sempre un modo per incasinarmi le giornate. Senti, vogliamo raccontare come diamine ti sei inventata il modo per rovinarti, tra virgolette, per come dire, ingolfarti di cose. Che questa donna che ho di fronte a me adesso, a un certo punto della sua vita, ha detto: vabbè, visto che ho avuto tanto, posso interpretarti un po'? Sì. E visto che questa cosa, come dire, mi fa star bene, perché non hai... Non raccontare agli altri la mia vita in una maniera molto singolare, in una maniera molto simpatica, come d'altronde è questa donna. Allora che cosa fa? Si è messa in testa di portare a teatro, pensate un po'. La storia di Giusy Versace. Intanto guardate la foto che sta, una delle tante foto che ti ritrae, fatalona, meravigliosamente bella con le tue protesi. Ho giocato un po'. Hai giocato un pochettino. E hai detto, va bene, io adesso mi racconto un po'. E lo fai a teatro? No, io credo, sì, insomma, questa è stata una bella sfida. Devo dire che dopo la mia esperienza olimpica alle Paralimpiadi di Rio l'anno scorso ho sentito l'esigenza di prendere un anno di pausa dalle gare. Quindi mi sono presa quest'anno sabbatico con l'obiettivo di riposare, dedicarmi un po' di più alla famiglia. In realtà ho iniziato ad aprire cassetti, a trovare progetti, idee che avevo lasciato lì e che per mancanza di tempo non avevo realizzato. Tra cui... questo spettacolo teatrale che abbiamo avuto la possibilità anche di rivisitare, impreziosire e rendere più degno di essere chiamato tale, grazie alla regia di Edoardo Silos Labini. C'è con me un grande compagno di viaggio che è Daniele Stefani, musicista e cantante, che mi accompagnerà cantando e suonando live. E poi, ragazzi, ovviamente Raimondo Todaro, che mi tengo buona perché scusate, ormai... l'uomo che le ha fatto esplodere la passione per la danza, per il ballo, figuratevi se ce lo potevamo perdere. Per cui mi sembrava carina l'idea di poter raccontare comunque un evento tragico, però con una chiave assolutamente motivazionale e anche ironica, così come io vivo la mia disabilità. Volevo portare a più gente possibile un po' della mia energia, spero di riuscirci. Insomma, questo spettacolo ha esordito a Milano a giugno e c'è stato un sold out, un grande riscontro del pubblico che nell'arco di un'ora e un quarto ha pianto e ha riso. E quindi questo mi ha fatto anche emozionare, perché se tu riesci a far piangere e ridere la gente all'interno della stessa ora, vuol dire che in qualche modo li hai toccati. Giusy, noi tra un po' li porteremo i nostri telespettatori sul palco, perché abbiamo un assaggio che farà crepare dalle risate per far capire veramente cos'è lo spirito e la vita di questa donna che ho di fronte a me. Una domanda però te la vorrei fare prima, se mi permetti. A un certo punto tu hai smesso di piangere. Hai capito che il tempo delle lacrime era finito e iniziava un tempo nuovo. Quando ti sei resa conto che eri tu a dover dare una svolta alla tua vita? Quando hai capito che dovevi essere tu, in un certo senso, a costruirti un'altra vita? Che domandone! Dunque, in realtà... io sono umana, mio fratello mi ricorda che poi ho le gambe in carbonio, il resto è umano, quindi... Fratellino, tesoro! Quindi piango, mi arrabbio, continuo a piangere, ho smesso di farlo davanti agli altri. Ho capito che la gente ha tanti problemi, tutti al mondo abbiamo problemi, tutti al mondo abbiamo un motivo per cui abbiamo pianto, abbiamo dovuto fare i conti con un lutto, con una delusione, con una
con un tradimento, con un cambio di programma. E quindi, insomma, se ognuno inizia a raccontare i propri guai, qua non finisce più. Io volevo, come dire, contagiare positivamente la gente. Io ho scoperto di avere questo grande amore per la vita. Me ne frego che ho due gambe finte, riesco a gioire di tante piccole cose e vorrei riuscire a portarlo anche agli altri. Lo fai e lo fa ancora di più questo spettacolo con la testa e con il cuore. Notate che non ci sono le gambe in mezzo. Attenzione, guardate, guardate qua, è solo un assaggio, Giusy Versace. La mia vita è divisa a metà. Unica. Senti Giusy, sai cos'è che io penso a chi invece non la pensa come te, a chi, te l'ho detto già un'altra volta, a chi invece sta chiuso in casa perché di portare le protesi non se ne parla, o diciamocelo anche chiaro, queste protesi meravigliose non sono proprio alla portata di tutti anche. Diciamo che fanno male. Oltretutto. A prescindere, no? Perché si parla di tecnologia, si parla di costi. Io vorrei dire anche a chi ci guarda da casa, perché spesso comunque ricevo tante lettere, non è che mi amano tutti, comunque il mio nome fa che tanto chiacchierare, e qualcuno anche un po' più rancoroso facilmente ci marci. Ma sai, facilmente scrivono: vabbè, ma tu sei Giusy Versace, per te è tutto facile. Dunque, io amo sottolineare che mi sono fatta un mazzo così, tanto quanto gli scusate altri. Scusate il francesismo, ma è così. E che comunque ho imparato a camminare e a muovere i miei primi passi con un banalissimo piede di legno che è, comunque passa lo Stato, e voglio dire, in realtà è come se tu dessi una Ferrari a un diciottenne, un neopatentato, cioè è chiaro che lui prima inizia a camminare e a guidare con una piccola utilitaria, certo. E poi magari può passare a qualcosa di più evoluto, è la stessa cosa. Intanto bisogna iniziare a camminare, a muovere i primi passi, a prendere confidenza, è sempre un arto artificiale, è sempre un corpo estraneo, certo. Il cervello non è che si adatta, e non vuol dire che col massimo della tecnologia tu puoi tornare a fare grandi cose, cioè alla fine l'era dell'uomo dai 6 milioni di dollari piuttosto che della donna bionica, in realtà sì, era fantascienza degli anni 80, la scienza sta facendo progressi, però in realtà poi sei tu che manovri, che guidi, che ti devi addestrare, certo. Che devi imparare a usare e a guidare. Anche per questo io poi ho fondato una Onlus. E ricordiamo che i proventi dello spettacolo vanno, no, te lo dico io. Grazie. I proventi dello spettacolo vanno ancora una volta in questo serbatoio di idee, di aiuti, di progetti a favore di chi? Forse non si chiama Versace, diciamo così, no. Mettiamola così. No, io ho voluto fare questa piccola tournée come fosse un evento, perché le tappe, insomma l'incasso delle serate, o buona parte di esso se riusciamo, sarà devoluto proprio alla Onlus Disabili No Limits, che io ho fondato per promuovere lo sport in giro per l'Italia, a volte anche all'estero, ma soprattutto regalare questa opportunità a chi non se la può permettere, visto che lo Stato non copre gli ausili evoluti. Ecco. Quindi nel mio piccolo cerco di fare qualcosa anche per gli altri. E quindi ti ringrazio per averlo ricordato, perché è un buon motivo per venire a vedermi a teatro adesso settimana prossima, al Teatro Golden, dal 17 al 19. Soltanto qui venite, poi girerete, questa è la cosa importante. Poi pian pianino verrete in tutta Italia, sì. Attenzione, vi muoverete. Per adesso abbiamo finito.
fissato il 3 novembre a Mestre, poi saremo a Bologna il 29 novembre, il 16 dicembre chiudiamo la piccola tournée a Firenze. Piccole date, importanti piccoli momenti. Senti Giusy, con la testa e con il cuore si può veramente fare a meno delle gambe? Io ho scelto questo titolo quando ho scritto il libro, perché poi di fatto lo spettacolo è tratto dal libro che io ho scritto 4 anni fa, che poi è diventato un best seller, probabilmente perché tutte le copie le ha comprate mio fratello. Non è così, le hanno comprate tante persone che non hanno anche avuto, almeno all'inizio, la forza di uscire fuori. Sì, è un diario, insomma, quindi mi piaceva poi l'idea di raccontare su un palco teatrale, anche poi attraverso il ballo, no? Quindi anche con leggerezza, quello che è stato comunque un evento traumatico e comunque una vicenda grave che mi ha stravolto completamente la vita. Però volevo raccontare tutte le cose belle che ho tirato fuori, quindi io gioco anche un po' con le mie gambe, faccio vedere come sono fatte, ho tirato fuori quelle di Swarovski. Poi ho messo, ragazzi, vi do una chicca. Sì, prendete nota. Ho tirato dentro il mio ragazzo che non si sa per quale motivo ancora non mi ha mollata. Che è quello meraviglioso, devo dire, molto... È la special guest. Esatto. Lui fa un'apparizione sul palco di... Vi giuro, un minuto, prende più applausi lui di me in un'ora. Ma devo dire che è notevole, l'abbiamo notato. E tu, posso dirle quella cosa che mi ha detto? Sì. Tremenda. Allora, mentre lo osservavamo e soprattutto gradivamo la presenza della tua metà, hai detto in due facciamo una gamba sola, impietosa e tremenda come sai essere solo tu, perché voi condividete, come dire... Beh, lui ha perso la gamba in un incidente, anche lui quando era piccolo, prima di me, è stato molto più bravo, mi ha instradata lui anche al mondo dello sport e devo dire se è nata Giusy l'atleta è anche un po' merito suo, perché mi ha stuzzicata, mi ha stimolata, mi ha fatto conoscere questo mondo e soprattutto mi ha insegnato ad amare la corsa, la cosa più bella è che io ho imparato a farlo quando le gambe le ho perse. E quindi questo è un po' un paradosso, perché tante volte noi abbiamo le gambe e non ci muoviamo. Sai, quel titolo nasce proprio così, con la testa e con il cuore si va ovunque, perché alla fine le gambe ti accompagnano. Se tu hai un cuore pulito e una testa forte puoi andare veramente a prenderti il mondo. Senti Giusy, tu prima hai detto continui a piangere, ma lo fai in privato. Per che cosa piange oggi una donna come te? Perché noi all'esterno vediamo soltanto una donna che sta forse conquistando, te lo stai mangiando a morsi il mondo. Sai, sembra che tu ti stia riuscendo a riprendere tutto quello che quella pausa ti ha tolto. Io ho una grande sete, mi piace usare questa metafora. A volte mi sento come un assetato nel deserto. Io ho sete di vivere, di gioire, di sorridere. Io ho visto la morte in faccia, perché il giorno dell'incidente non ho perso i sensi. La mia storia, insomma, ne abbiamo parlato altre volte e non voglio... come dire, marcare quel momento triste, che però è stato fondamentale, perché non aver perso i sensi in quel momento e dovendo fare i conti guardando in faccia la morte, che non è proprio bellissima, ho capito quanto grande fosse la mia voglia di vivere, grazie poi anche alla fede, perché io ho una profonda fede e l'amore per la vita ho scoperto di averla anche grazie a questo, perché poi capitano eventi del genere e dici perché a me? Io andando a Lourdes durante un viaggio con l'Unitalsi, tra l'altro un'associazione di cui io faccio parte come volontaria, ho scoperto quanto è bello fare le cose anche per gli altri e ho imparato a girare la domanda e chiedermi perché non a me, che ho io più degli altri. E questo mi ha aiutato a non incattivirmi, a non arrabbiarmi, ad apprezzare tutto ciò che ho senza pensare o piangere per quello che non ho più. Non so se ho reso l'idea. Sei stata così chiara e se mi permetti... Forse varrebbe la pena andarci un momento a Lourdes. È una clip che abbiamo visto più volte, ma che ogni volta... Oddio, mi vuoi far piangere? E non piangere. Fai finta di niente, che ogni volta racconta il senso anche di questa rinascita. E noi crediamo che faccia un gran bene, per cui se ci permetti, tu fai finta di non piangere, come fai in genere, e noi ce la rivediamo. Torniamo a Lourdes, proprio con la nostra Giusy. Guardate. Ciao a tutti. Io sono Giusy Versace e per me è molto emozionante essere qui stasera, perché ho avuto un brutto incidente in macchina 5 anni fa, ho perso tutte e due le gambe e 4 anni fa ero seduta in una di queste prime file su una carrozzina proprio come molti di voi. Oggi dopo 4 anni sono qui in piedi e vi racconto cosa ho fatto.
Ho pregato tanto. Avevo fatto una promessa. Se fossi tornata a camminare sarei venuta a Lourdes a ringraziare la Madonna. Trovarmi davanti alla grotta è stata un'emozione incredibile. Ovviamente ho pianto, ovviamente il dolore non si può raccontare. Chiunque di voi ha subito o sta vivendo un momento difficile lo sa, ma mi sono sempre chiesta perché è capitato proprio a me, che ho fatto io di male. Ci sono tanti ladri, assassini in giro, scoppiano di salute, io devo perdere le gambe. Poi ho guardato la statua della Madonna e sembrava come se mi stesse parlando e mi ha detto: gira la domanda, perché non a te? Che hai tu più degli altri? E in effetti è così, perché non a me? Io ho voluto guardare il lato positivo della cosa, ho voluto dare una mano. Oggi sono qui come sorella dell'Unità Alzi Calabrese. Non abbattetevi, non mollate, non permettete mai a niente, a nessuno di togliervi il sorriso, mai. E a tutte le famiglie, non abbandonate le persone, i vostri cari, che comunque sono in un momento di difficoltà. Non scappate dal dolore, affrontatelo col sorriso, perché è la cosa migliore che possiamo fare per ringraziare Dio della vita che ci ha dato. Grazie a tutti. Giusy, me la racconti quella promessa che tu hai fatto alla Madonna, che se fossi uscita viva? Sai, io ero in un letto d'ospedale e tanti venivano a dirmi: vedrai che tornerai a camminare, vedrai che farai questo, vedrai che farai quello, però in realtà io non avevo neanche idea di come fosse fatta una protesi, quindi pensavo che la gente me lo dicesse anche un po' per caricarmi. In realtà così... banalmente dissi a una mia zia che era volontaria dell'Unità Alzi, ho detto: vabbè zia, se dovessi veramente tornare a camminare voglio andare a Lourdes a ringraziare per questa nuova opportunità di vita, perché tante volte ci ho pensato e ho visto questa cosa come un grande regalo che Dio mi ha fatto. Mia madre dice sempre: sai, Dio toglie ma poi dà, e in qualche modo con col senno di poi, dopo anni, l'ho capito, l'ho compreso, l'ho accettato e ho avuto in effetti la conferma. Ho perso una parte di me, ho perso metà delle mie gambe, però ho scoperto di avere un cuore grande e di essere molto fortunata, perché io riesco ancora anche ad amarle queste gambe, seppur finte, brutte, che a volte mi fanno male, e ci gioco, le curo, le pulisco, ne ho tante paia, insomma adesso ragazzi voi mi cambiate le scarpe, tante paia di gambe, insomma. Io mi cambio le gambe a seconda di quello che devo fare o dove devo andare. Tra l'altro, peraltro per l'estate, ragazze, ne ho un paio abbronzate, depilate. Mi vai morire. Bellissime. Io ironizzo anche molto su questa cosa e poi credo che la fede aiuti sicuramente a non incattivirsi, perché nel mio percorso di vita ho conosciuto molti disabili, amo definirli un po' rancorosi, no? Quelli che ti capita una cosa che ti stravolge e allora a un certo punto ti arrabbi col mondo e con tutto quello che ti circonda. Io ho avuto questo momento di astio e non mi sono piaciuta, mi sono guardata allo specchio, ho visto un mostro, mi sono spaventata e ho detto: no, io devo imparare a guardare le cose belle. E questo mi ha reso più serena, non solo con me ma anche proprio col mondo, con tutto quello che mi circonda. Senti Giusy, con la testa e con il cuore abbiamo detto a Roma 3 giorni, poi dopo Mestre abbiamo visto, ci muoviamo un po'. Che altro chiedi a Dio? Ah, è banale, insomma adesso sembrerà banale, ma io chiedo semplicemente che mi lasci la stessa forza, la stessa energia, la stessa grinta e lo stesso amore per la vita che ho da qui fino a 80 anni o fino a quando lui vorrà. Solo questo. Giusy, pensate, per ricordartelo, attenzione, questa se la voglio, mai che te lo dimentichi. Dai, attenzione, ma no, è la, mi fa impazzire per ricordarti di me, dammelo, che se no te lo tiri non me lo dai più, perché lo voglio far vedere. Ma no, vabbè, scusate, guardate qua, ma no, questa è la Giusy, sei una pazza, una sagomina per sei una pazza di me. Meravigliosa, perché questa è
L'amore che portiamo, l'amore che dai, la passione per la vita, sta donna non la ferma nessuno, Dio ti benedica. Ti aspetto a teatro. A teatro assolutamente, però laggiù sì ce l'ho solo io, eh. Guardate che meraviglia. Grazie. Che giornata pazzesca oggi, eh. Grazie. A domani se volete, grazie pubblico. Si dice grazie di esistere.